finalmente oggi è il momento di rifare il video dei prodotti finiti, perché è da settembre che non lo faccio più, ma tipo ottobre è finito e non avevo nessun prodotto terminato, cioè proprio zero. Quindi insomma tra ottobre e novembre ho finito un bel po' di cosine e quindi iniziamo subito, anche perché ci sono anche delle cosine di make up e quindi niente, sono tutta gasata, perché così eliminiamo tutti questi residui e facciamo spazio per i nuovi prodotti finiti. Allora, ho terminato, perché io ormai la uso tutti i giorni praticamente, la lacca, lo spray, perché mi serve per fissare un po' il ciuffo, insomma le cose. Questa qui della Pantene, la Pantene Pro V, io adoro questi prodotti per capelli, Pantene di qualsiasi tipo, shampoo, mousse, spray, qualunque, sono buonissimi. Questo è corpo e volume, tenuta 0,5, quindi abbastanza forte, anzi credo che sia la più forte, e questo prodotto mi è piaciuto ovviamente tanto, perché si toglie con un colpo di spazzola, non incolla assolutamente i capelli, però li tiene fermi tutto il giorno e quindi sono prodotti fantastici. Infatti li alterno anche con altri, però poi torno sempre a loro. Poi ho terminato anche questo Heat Protect Spray di GHD. Allora, questo è lo spray, quello lì protettivo per il calore, perché comunque io sì, anche qui appunto il ciuffo lo liscio praticamente tutti i giorni con la piastra, e questi prodotti della GHD sono buoni, però costano, e io infatti adesso sto utilizzando uno spray protettivo più economico, però non escludo che poi in futuro li possa ricomprare, e questi so buoni, non c'è nulla da dire. Il packaging poi è bellissimo, tutto nero così, un po' così cromato, insomma è, il packaging è bellissimo, e questi io li acquisto sul sito GHD e sono buoni per me, sì, però ora anche questo non lo so, i capelli non sono danneggiati, quindi presumo che il suo lavoro lo faccia, perché appunto qui ripeto, tutti i giorni lo liscio, e quindi insomma buonissimo prodotto, però costa. Ho terminato questa crema corpo, che sembra grande ma io l'ho terminata in pochissimo tempo, quant'è? No, è 250 ml, di Naturemed, immancabili prodotti Naturemed nei miei prodotti finiti. Questa è la crema corpo extreme, credo che sia quella un po' migliore che hanno, ed è buonissima, non c'è bisogno nemmeno di applicarla tutte le sere, si può anche alternare, perché comunque la pelle è ben idratata. Infatti io questa la utilizzo molto molto volentieri, proprio quando fa freddo, che la pelle comunque è un pochino più secca, e serve praticamente a proteggere la pelle dal fotoinvecchiamento, dall'ispessimento, dalla secchezza, dalla desquamazione, dalla pigmentazione irregolare, dalle lenticini. Insomma, è veramente un buon prodotto. Poi leva smalto, questo qui di Rimmel, quello lì nutriente, quindi è quello che c'ha il tappino violetto, e questo è buonissimo, rimuove tutto. Ovviamente sui glitter bisogna insistere un po' di più, però alla fine insomma toglie anche quelli, quindi buon prodotto, economico, si trova al supermercato, lo riprenderò. Ho terminato questo sempre prodotto di Naturemed, che è il deodorante Incontri. Questo ha lo spray, devo dire che questo non ha mai funzionato benissimo, quindi tendeva veramente a bagnare molto, però a parte questo, che potrebbe essere magari il mio difettoso, buon prodotto perché dura tutto il giorno. Ed è stato messo alla prova anche in palestra, perché io vado in palestra tutti i giorni, quindi io i deodoranti veramente li testo parecchio, e questo ha superato la prova senz'altro. Inoltre aveva anche un buonissimo profumo, infatti qui c'è scritto è delicato, fiorito, speziato, fruttato. Sì, a me ricordava molto un qualcosa di fiore, sì, di un profumo insomma di fiori, e quindi mi è piaciuto, proprio perché comunque il suo dovere lo fa.
Poi un prodotto veramente fantastico è questo contorno occhi di Collistar. Allora, è un prodotto non economicissimo, ora io non ricordo il prezzo, l'avevo preso da Sephora, però insomma è Collistar, quindi molto economico non è. E sembra anche pochino, no? Perché sono praticamente, quanti sono? 15 ml. Quindi uno dice, ma no, spendo tanti soldi per poco prodotto. No, perché a me c'è questo, allora, 2 mesi tutti, ma io penso che ci ho fatto anche 3 mesi, cioè, e lo metto poi tutti i giorni, sia la mattina che la sera. E, ma ne basta poco, e comunque a me c'è, è durato tantissimo, ma è un qualcosa di fantastico. Allora, questo dice che è crema perfezione contorno occhi, corregge, lifta e ristruttura. È fantastico. Allora, innanzitutto è fantastica la texture, perché è una crema. L'applicate, però al momento in cui la stendete, l'applicate, diventa quasi tipo, non dico una polvere, però una mousse, no? Sembra, si trasforma, è veramente molto confortevole, quindi diventa abbastanza denso e quindi insomma penetra bene, non si sparge inutilmente chissà dove, insomma riuscite proprio a picchiettare, a farlo penetrare proprio nella zona insomma dove volete, ma è veramente fantastico, si assorbe molto velocemente e a me sembrava veramente che comunque qui la zona fosse più levigata, più sì, liftata, insomma. A me è piaciuto tantissimo, veramente tanto tanto tanto, e non escludo di riprenderlo in futuro. Ho finito questo fondotinta di Make Up For Ever, l'Ultra HD, questo è famosissimo, fondotinta famosissimo. Io avevo la colorazione, non lo so, credo che sia questa qua sotto, Y235. Comunque, a vederlo così sembra anche scuro, però in realtà era molto in tono con la mia pelle bianca. Io di solito quando compro il fondotinta, perché io difficilmente li compro al negozio, li compro sempre online, prendo sempre il più chiaro, che non sbaglio. E anche questo comunque, nonostante sembri veramente scuro, non lo era. E veramente vale la sua fama, perché è veramente un fondotinta buonissimo, che copre ma è leggerissimo, dura tutto il giorno. E io anche questo lo testo in palestra, perché io vado in palestra truccata, ebbene sì, sempre truccata. E fantastico, mi è piaciuto veramente tanto 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 tanto. È di quelli che vanno comunque sempre agitati prima dell'uso, perché è molto molto liquido. L'unica pecca è il packaging, perché io sono sicura che qui dentro c'è rimasto veramente tanto prodotto, però non si può prendere più di così e non esce più di così, quindi lo butto, ma veramente buono. Altro prodotto terminato è questa cipria di Collistar, ma che dico che è Collistar, di Givenchy. Ed è la Universal Nude, quindi proprio credo che sia anche quella l'unica che esiste. Allora, questo praticamente ha il packaging rotto ed è così dal primo giorno che io l'ho aperta, perché raga, io non lo so perché avevo in mano questa scatolina, no? Quando l'ho presa, e non riuscivo a capire come aprirla, cioè proprio non mi veniva di girarlo. Io tendevo a volerlo aprire così, no? E quindi l'ho sforzato anche con un coltello, non so perché non mi veniva di girarlo, e quindi l'ho distrutta subito quel primo giorno che l'ho aperta, quindi l'ho tenuta così per tutto il tempo. Però ottima ottima cipria, veramente fissa tutto, è leggerissima, trasparente. Vabbè, è Givenchy, e credo che sia uno dei primi prodotti Givenchy che io provo, non avevo altri, ma comunque mi è piaciuta veramente tanto 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 tanto. Anche il packaging è molto molto bello, peccato che io lo abbia rotto subito. Poi ho finito questa crema mani, sempre di Naturemed,
questa agli oli essenziali e già ne sto utilizzando un altro barattolo. Questa è 100 ml, ma secondo me questa è la crema mani più buona che io abbia mai usato e la testo in inverno quando le mie mani sono veramente assurde. E questa, se io la metto, fino a che non lavo le mani, cioè tipo quindi la metto la mattina, no? E lavo poi le mani a pranzo, perché durante la mattina lavoro, nonostante poi io lavori con carta, comunque con prodotti fastidiosi, le mie mani rimangono morbide, lisce e idratate, quindi questa è la crema mani top. Immancabili dischetti, ovviamente sempre tutti e due, quindi quelli grandi e quelli piccoli. E stavolta ho finito quelli della Coop, questi sono i dischetti maxi, quindi quelli rotondi, e di qua ho sempre della Coop, sì, quelli piccolini per gli occhi. Mi piacciono perché non si sfaldano, li uso anche per togliere lo smalto, quindi dischetti buoni, economici. Poi ho ben quattro prodotti make up. Allora, questa matita, allora questa non è finita, non so se ancora c'è, qualcosa c'è ma la maggior parte mi si è sgretolata, come vedete. Allora, questa è la matita che era uscita famosissima poi della M Cosmetics, la linea di make up di Michelle Phan, e questa era la waterliner, quella quindi che serviva proprio per la rima interna dell'occhio, e questa era la famosissima rose gold. Cioè tu vedevi i video di Michelle Phan o comunque di altre anche youtuber che utilizzavano questa matita e vedevi questa riga bellissima che illuminava l'occhio, e quindi io la presi. Devo dire che in realtà questa linea di make up non ha avuto molta fortuna da quello che ho capito, infatti poi insomma è finita lì, e però ci ho comprato un bel po' di cosette. E questa, per carità, allora all'inizio forse un pochino colorava la zona, ma via via si è sempre più indurita la mina, e alla fine non era più buona nemmeno per creare, diciamo, una base sulla palpebra, perché comunque era dura, quindi era molto fastidiosa sull'occhio e non scriveva praticamente più perché si era completamente indurita, quindi fallimento totale, e per fortuna non esiste più. E questa infatti si era proprio la rose gold. Poi questo è il famoso Top Coat Mascara di Kiko, questo viola, e questo è il False Lashes Concentrate Volume Top Coat Mascara. Adoro questo prodotto, non vedo l'ora di ripassare davanti a un negozio Kiko per riprenderlo, perché se faccio l'ordine online finisce che non prendo solo questo e non va bene, quindi aspetterò di passare davanti a un negozio Kiko. E io questo prodotto lo adoro, infatti non è il primo che termino, perché veramente metterlo o non metterlo fa la differenza. Poi, terminato quella matita, questa per le sopracciglia di Neve Cosmetics, come vedete proprio è terminata del tutto, la Manga Brows. Io se non sbaglio prendo quella marrone più scura, e questa è fantastica perché ha due colori, uno più chiaro e uno più scuro, quindi permette comunque di creare look magari anche più o meno intensi. Io adoro questa matita perché è molto morbida, quindi è confortevole da applicare, si sfuma bene. L'unico inconveniente è che è veramente molto molto morbida e quindi finisce prestissimo, però insomma non è la prima che finisco, e probabilmente insomma in futuro la riprendo. E poi fallimento, delusione MAC, lo lascio per ultimo, è il Super Sleek Liquid Eyeliner, questo blu, questo si chiama Signature Blue, assurdo. Allora, come vedete, neanche si chiude qui il packaging, non si chiude, ed è così da sempre, dai primi utilizzi
che è rimasto così e praticamente potete spingere quanto volete ma non vi si chiude e non so il motivo. Un prodotto orrendo, credo di averlo finito perché praticamente non dà proprio più segni di vita, come vedete, proprio, cioè proprio morto. Allora, che dire, fallimento fin dall'inizio. Allora, questo prodotto è schifoso. Allora, è un eyeliner secondo me troppo liquido, per cui non si è mai riusciti a creare una linea omogenea, tant'è che io lo applicavo e poi sopra ci ripassavo un ombretto blu più scuro proprio per creare comunque un qualcosa di uniforme. E poi, essendo così liquido, come vedete, infatti anche la punta non è proprio blu blu blu, perché tendeva veramente a portare via anche l'ombretto che c'era sotto e quindi si impastava il tutto con il mascara e si creava un gran bordello. Quindi prodotto veramente bocciato, l'ho finito, credo, perché non scrive più, l'ho utilizzato parecchie volte, però ecco, sempre tamponandolo poi con l'ombretto blu scuro. E poi questo fatto comunque che non si chiude, che il packaging è così difettoso, è orrendo. Ma credo che non sia il mio, perché ne ho altri due simili a questo, che erano della collezione di Rihanna e che hanno lo stesso problema, non si chiudono. No, non mi piacciono per niente, proprio bocciato proprio dall'inizio. E quindi basta, questi sono tutti i prodotti finiti, come vedete, insomma ne ho finiti veramente un bel po', soprattutto anche di make up, e quindi niente, vi lascio adesso al link del mio ultimo video, ci tengo che lo vediate perché comunque ho riscontrato dei feed positivi. È un video un po' diverso dal solito, no? In cui cerco di prendere un po', diciamo, in giro le youtuber e il loro rapporto con il Natale, e quindi mi farebbe piacere se lo guardaste e magari anche se mi lasciaste un commento per dirmi se anche voi la pensate come me. E comunque sotto trovate il link a tutti i social e io vi invito a seguirmi soprattutto su Instagram, perché lì ultimamente sto pubblicando un bel po' di foto. Mi è presa questa cosa delle foto e quindi mi piacerebbe, insomma, se mi seguiate anche, seguiste anche lì, anche perché comunque vedo che da quando sto pubblicando quasi giornalmente foto mi stanno aumentando i seguaci e sono contenta. E quindi niente, sotto trovate i link, ora vi lascio il link dell'ultimo video che vi invito a guardare e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!